Ancora disagi in molti comuni toscani dopo le forti piogge dei giorni scorsi. La situazione più critica nel Pisano. Se le 1200 persone costrette a lasciare le loro case in località Roffia e quelle evacuate a Ponzacco possono fare ritorno nelle loro abitazioni, a Peccioli 19 famiglie sono state sgomberate per il crollo della cantina di un edificio. Nel comune di Volterra la frana delle mura medievali si presenta con un fronte di circa 40 metri, 12 famiglie sono state evacuate. In provincia di Firenze il livello dei fiumi principali è rientrato sotto la soglia di criticità. Il servizio di piena resta comunque aperto, restano chiuse alcune strade provinciali. A Empoli e Castelfiorentino sono in corso le operazioni di ripristino a seguito dei diffusi allagamenti. Su tutto il territorio dell'Empolese Valdelsa permangono in atto frane diffuse sulla viabilità senza limitare però la circolazione. In provincia di Livorno risultano ancora evacuate 5 persone, nel Grossetano invece è cessata la quarta fase di preallarme. Vari allagamenti hanno interessato diverse strade comunali, vicinali, piste ciclabili, parcheggi, sottopasso ferroviario di Scarlino Scalo e abitazioni private. In provincia di Pistoia sono risolte al momento tutte le criticità. Nell'Aretino, dove si sono registrati frane e smottamenti, la situazione sta tornando alla normalità. Stessa situazione in provincia di Massa Carrara. Nel Senese molte strade provinciali sono interessate da frane e smottamenti con circolazione a senso unico alternato. Infine in provincia di Prato la situazione è in via di risoluzione e in provincia di Lucca la fase emergenziale è terminata nella serata di ieri.